Cavaccio, 55enne, schiacciato da un trattore in gravi condizioni. Ancora si ferisce col flex, uomo di Agropoli in codice rosso in ospedale. E a Torchiara, ragazza investita da un'auto ricoverata al San Luca. Castellabate, al via questa mattina i lavori per il nuovo polo scolastico, sarà intitolato al compianto sindaco Raffaele Tortora. Intanto Capaccio, Agropoli e Castellabate insieme per la promozione turistica del territorio. Alta velocità con Italo e Frecciarossa, viabilità, riprendono i lavori sulla Cilentana, alti G7, le ultime novità annunciate dal senatore 5 Stelle Franco Castiello. Banca del Cilento, Diano Sassano della Lucania, assemblea dei soci nel rispetto delle disposizioni Covid-19. E per lo sport e calcio la Gelbison presenta le nuove maglie scelte dai tifosi, la società di Patron Puglisi pronta a ripartire. Benvenuti e ben ritrovati, nuova edizione del nostro telegiornale, ben apertura, l'avete appena ascoltato nei nostri titoli, ci occupiamo di cronaca mattinata di incidenti sul territorio cilentano. A Capaccio, un uomo di 55 anni è rimasto travolto, dal trattore in eliambulanza, è stato trasferito al Ruggi di Salerno. Ad Agropoli un 51enne si è ferito dentro casa mentre lavorava con un flex e ieri sera a Torchiara una ragazza è stata investita da un'auto. Allora facciamo il punto della situazione su questi tre episodi nel nostro primo servizio. Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina in una zona agricola tra Capaccio e Roccadaspide. Un 55enne, originario di Roccadaspide, è rimasto schiacciato dal trattore su cui si trovava al lavoro. Il mezzo stava procedendo in discesa quando, per motivi ancora da chiarire, si è rovesciato. L'uomo è caduto rimanendo schiacciato sotto il mezzo. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco, un'ambulanza del 118. La vittima dell'incidente al momento dei soccorsi era cosciente ma in gravissime condizioni, tanto da rendere necessario l'intervento di un'ambulanza per velocizzare il trasporto all'ospedale Ruggi di Salerno. Altro incidente questa mattina ad Agropoli. Un 51enne residente in via De Filippo si è ferito mentre stava effettuando lavori in casa con il flex. Avrebbe riportato un taglio lungo il braccio e sul petto, lato sinistro. Non sarebbe in pericolo di vita. È stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania dall'ambulanza rianimativa della Croce Gialla di Agropoli, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. E ancora attimi di paura ieri sera intorno alle 22 a Torchiara, quando una ragazza del posto è stata investita su Via Nazionale da un'auto di passaggio. La ragazza stava camminando in compagnia di alcuni amici. L'automobilista si è fermato ed ha allertato i soccorsi, sul posto i carabinieri e i sanitari. La giovane è stata trasferita all'ospedale San Luca per un trauma cranico e politraumi vari sul resto del corpo. Sulla dinamica indagano i carabinieri. Ed ora a Capaccio, dove questa mattina sono stati avviati i lavori per la realizzazione del nuovo polo scolastico. Un momento storico, ha tenuto a precisare il primo cittadino Cosabile Spinelli ai microfoni di Antonio Vuole. Bene, il complesso sarà intitolato al compianto sindaco del centro cilentano Raffaele Tortora. Ma vediamo le immagini e ascoltiamo le parole degli amministratori. Castellabate avrà il suo polo scolastico. Questa mattina si è svolta la cerimonia per l'avvio ufficiale dei lavori che porteranno alla realizzazione della nuova struttura scolastica tanto desiderata e attesa. Il progetto che nascerà in via Palatucci prevede la possibilità di avere in un unico plesso la scuola materna, quella primaria e secondaria, oltre che una mensa per tutti gli alunni, un giardino ricreativo, un orto botanico ma anche un palazzetto dello sport. Il polo, sostiene il sindaco Costabile Spinelli, sarà una pagina di storia per l'intera comunità di Castellabate, soprattutto per ciò che rappresenta per i giovani, un punto di riferimento per le nuove generazioni. L'opera sarà intitolata al professore Raffaele Lello Tortora, compianto e amatissimo sindaco di Castellabate. Una opera importante, attesa da tanto tempo, che oggi consegniamo, avviamo per questi lavori.
soprattutto vuole essere anche un messaggio di positività, di speranza, dopo la fase che abbiamo vissuto, insomma, questi mesi che ci mettiamo alle spalle, far partire una nuova scuola, come l'altro giorno far partire i lavori del porto, è un messaggio importante, soprattutto questo rivolto ai bambini, rivolto ai più giovani, insomma qui c'erano bambini questa mattina, insomma la scuola, investire nel mondo della scuola, investire sulle scuole è una priorità, è una cosa importantissima per la politica e per chi amministra. Credo che sulla scuola si debba fare tutto lo sforzo, debba concentrare tutti gli sforzi. Noi l'abbiamo fatto, insomma, facendo un progetto ambizioso, partendo dal 2015, a distanza di 5 anni, oggi vediamo raggiungere, diciamo, a compimento questo percorso. Percorso che è stato, insomma, lungo, tortuoso, come tutte le opere pubbliche. Purtroppo in Italia il momento del pensiero, al momento dell'azione è sempre distante, la burocrazia allontana questi tempi e far arrivare questi traguardi in alcuni momenti fa risultare anche irraggiungibili. Però per fortuna l'abbiamo fatto, abbiamo dato anche un significato importante per la nostra comunità, individuando anche il toponimo, perché vogliamo che questa scuola, l'amministrazione ha deciso che questa scuola porti il nome di Raffaele Tortora, già sindaco di Castellabate, quindi un fatto anche affettivo, importante e secondo me anche di radicato, ecco, del territorio, perché i bambini, insomma, di questa comunità ricordino negli anni, insomma, anche le gesta di persone che hanno vissuto e che hanno fatto parte della storia di questa comunità. Oggi è un giorno di festa per Castellabate, perché si scrive nella pagina della storia di Castellabate la posa della pietra del polo scolastico sportivo qui a Santa Maria. È una cosa straordinaria, un'attività che abbiamo svolto con orgoglio, con fatica, e oggi siamo soddisfatti di aver arrivato in poco meno di 5 anni dall'approvazione del progetto preliminare per la realizzazione di un impianto sportivo. Un impianto sportivo molto, molto bello, molto funzionale e molto ampio, perché voglio dire, abbiamo voluto concentrarci su una piastra molto ampia, tant'è vero che insiste questo impianto su una piastra di 17.000 metri quadrati. A me piace dire un villaggio scolastico più che altro. Ed ora ci occupiamo di alta velocità e di viabilità con il senatore del Movimento 5 Stelle, Franco Castiello. Lo abbiamo incontrato questa mattina, ebbene, ci ricorda l'importante risultato ottenuto, ecco, con Italo e Freccia Rossa, le prime fermate già domenica prossima. Poi il senatore Castiello ci ricorda la ripresa dei lavori di questa mattina sulla Cilentana e richiama l'attenzione la Regione Campania. Vediamo. Questa petizione, questa richiesta, che ho continuato poi a coltivare anche dopo l'incontro di Vallo della Lucania col Presidente Conte, si è tradotta in realtà. Sia Italo che Freccia Rossa hanno iniziato i collegamenti verso il sud, fino a Reggio Calabria. Nell'ambito poi di questo nuovo servizio, si è posto naturalmente il problema di casa nostra, quello di far fermare questi treni ad alta velocità nelle stazioni del Cilento, Agropoli, Vallo della Lucania, Sapri e possibilmente anche, auspicabilmente, qualche fermata tra Cendola, Palinuro e Pisciotto per alimentare, sostenere i flussi turistici in quelle località balneari. La strada Cilentana, oggi, come avevo preannunciato, iniziano i lavori per il tratto finale, che è quello che va da Bivio Poderia fino allo svincolo poi per Policastro. Finisce così nel giro di 20-25 giorni la ripavimentazione di quest'ultimo tratto. Rimane solo sospeso il tratto, che sarebbe poi l'ultimissimo, che va da Omignano fino a Vallo della Lucania e Ceraso. Questo tratto sarà completato dopo le vacanze estive per non intralciare la circolazione dei turisti. E per quanto riguarda il limite di 50 km, che dà tanto disturbo, dobbiamo dire che è una misura assolutamente transitoria, imposta da esigenze di sicurezza, perché se ci sono i mezzi che asfaltano,
e gli operai che vanno da una corsia all'altra, non credo che sia prudente e ragionevole fare sfrecciare le macchine a 100-120 km all'ora, no? Quindi un poco di pazienza e di tolleranza si tratta. Abbiamo avuto tanta pazienza per un anno, abbiamone ancora per qualche settimana, finiranno i lavori e sarà ripristinato, questo lo posso affermare con certezza, i limiti ordinari di velocità. Saranno 90-100 km all'ora, quel che sarà, ma saranno senz'altro ripristinati. Quindi un po' di pazienza. Ecco che allora è veramente necessario, indispensabile, che la Regione pensi seriamente a migliorare i trasporti locali. Non con chiacchiere preelettorali e propagandistiche, non con promesse da marinai e con millantazioni. Bisogna che al più presto i trasporti locali vengano migliorati, perché i trasporti locali servono ai lavoratori, servono agli studenti, servono a necessità quotidiane di lavoratori, studenti, famiglie, e devono essere assolutamente migliorati. Mi mandarono mesi fa la fotografia col telefonino di una persona che stava su un treno Vallo della Lucania a Sapri, un treno locale, con l'ombrello aperto perché pioveva nel vagone. Siamo proprio veramente a una situazione da terzo mondo. Quindi i trasporti locali devono essere al più presto migliorati e resi confortevoli. L'intervento integrale del senatore Franco Castiello nell'ambito della nostra trasmissione live, che potrete rivedere anche sui nostri social e il nostro canale Set TV YouTube. Intanto ci sono anche trasporti ferroviari, ma altri importanti interventi nell'accordo turistico siglato sabato mattina tra i comuni di Capaccio, Pestum, Agropoli e Castellabate. C'eravamo anche noi. Si è tenuta sabato mattina nell'aula consiliare del comune di Agropoli la firma del protocollo d'intesa tra i comuni di Agropoli, Capaccio Pestum e Castellabate per dar via ad un programma di attività di valorizzazione dei comuni tra i più popolosi della fascia costiera cilentana. Si tratta di aree territoriali con peculiarità straordinarie ed enormi potenzialità di crescita, e per questa ragione tre comuni hanno deciso di mettersi insieme per compiere in maniera sinergica le iniziative di pianificazione turistica e di promozione territoriale. Sì, io l'ho definito un cambio culturale, perché questo è. Cioè, noi ci dobbiamo rendere conto che se le nostre bellezze, le nostre risorse non sono state capaci fino ad oggi di farci uscire da questa fragilità socio-economica, è perché non siamo stati capaci di organizzarle e di organizzarle bene. E se siamo stati superati, c'era, perché laddove c'è disagio economico c'è prima disagio culturale, quindi oggi abbiamo superato un disagio culturale, ci siamo messi insieme seriamente perché ci crediamo, e da oggi partono una serie di azioni concrete. Ho detto pure che la politica fa la sua parte, ma il turismo è il fenomeno economico più complesso, c'è bisogno di tutti i settori, c'è bisogno della macchina amministrativa, ma soprattutto del settore turistico nel suo complesso, c'è bisogno degli imprenditori tutti, e c'è bisogno poi del territorio che deve essere sincronizzato, anche l'accoglienza, la persona che quando viene fermata per strada e un turista ti chiede un'indicazione deve essere gentile. Dobbiamo partire da questo, dobbiamo partire dal fatto che non bisogna buttare rifiuti, bisogna mantenere le proprie abitazioni decorose, tutta una serie di politiche di accoglienza, di decoro del territorio, di mantenere i nostri paesi gradevoli, e poi professionalità e poi la promozione, insomma, tutta una serie di cose. Però oggi c'è stato il punto di spillo, tre comuni importanti, Pestum, Castellabate e Agropoli, città importanti, imponenti, che contano 1 milione di presenze. Però 1 milione di presenze non sono sufficienti a far star bene il territorio dal punto di vista occupazionale, le attività annaspano, non pagano le tasse al comune perché non possono, quindi bisogna fare di più, e per fare di più bisogna organizzarsi meglio. Vuol dire che quel milione che arriva quasi tutto in 2 mesi non va bene, ne devono arrivare 3 e devono arrivare da gennaio a dicembre, e lo possiamo fare. Si è parlato di accessibilità dell'area,
si è parlato di trasporti, si è parlato di servizi, in questa cosa ci credo e dedicherò fino all'ultimo respiro da sindaco affinché queste cose avvengano. E io ci credo ed è nostro dovere farlo, non è una questione di obiettivo che ci siamo posti, è una necessità, è nostro dovere farlo, è una necessità per il territorio, se no facciamo solo chiacchiere. E nell'occasione il sindaco Alfieri ha ricordato l'arrivo ad Agropoli del governatore De Luca, ma soprattutto l'impegno del direttore generale dell'ASL di Salerno, Mario Iervolino, a fissare il 20 giugno come data possibile per la riapertura dell'ospedale di Agropoli. E noi, ecco, anche su questo abbiamo ascoltato il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola. Sindaco, un bel momento territoriale, ecco, puntiamo l'attenzione sul turismo, lo vogliamo fare a 360 gradi, non da soli ma con la collaborazione di altri comuni. Sì, abbiamo detto che oggi è una giornata storica perché si mettono da parte, diciamo, le peculiarità singole di un comune e si mette davanti il territorio. Questo già di per sé è una bella notizia, ma poi io pensavo, se mettiamo su una brochure una foto di Agropoli, una di Pestume, una di Castellabate, già immaginiamo che splendida brochure viene fuori, quindi basta solo mettere insieme questi tre comuni già per produrre effetti positivi, quindi dobbiamo essere felici di questa volontà che si è determinata e sono sicuro che porterà successi enormi. Io dicevo prima che fin dal primo meccanismo banale che abbiamo messo in campo, quello di mettere in collegamento in rete i nostri infopoint, quelli di Pestum, partendo dai Templi, passando per Agropoli, arrivando a Castellabate, già solo questo fatto, che è un fatto che abbiamo fatto accendendo dei telefonini sostanzialmente, mettendoli in comunicazione, già abbiamo prodotto un enorme risultato, perché già i flussi di notizie, di informazioni tra i tre comuni hanno prodotto già risultati. Ecco quelle grandi potenzialità che abbiamo e su questo dobbiamo veramente lavorarci, ecco perché oggi ritengo sia una giornata molto importante. Questa ripartenza economica arriva dopo un periodo, diciamo, non proprio facile, l'emergenza coronavirus, ecco, pian piano ne stiamo uscendo, anche il comune di Agropoli pian piano, ecco, sta tornando a sorridere anche dal punto di vista sanitario. Certamente, diciamo che questo protocollo è un segnale positivo, ci sarebbe stato anche se non ci fosse stato il Covid, però diamogli un segnale in più, cioè oltre alla volontà di fare un percorso comune, è un segnale importante per i nostri territori, una volontà di ripartenza e di ripartire insieme. Agropoli poi in particolare vuole ripartire con forza perché come tutti gli enti abbiamo avuto problemi importanti, soprattutto da un punto di vista economico, sono famiglie in difficoltà, dobbiamo creare le condizioni per ricominciare a lavorare e questo stiamo cercando di fare e faremo. L'impegno è massimo, io credo che, ripeto, nel breve tempo avremo risultati importanti. I turisti che arriveranno troveranno anche l'ospedale riaperto, per lei una gran soddisfazione personale oltre che naturalmente da amministratore. Sì, perché abbiamo sofferto sia come dire, la ferita aperta di un diritto che è stata tolta alla mia città, quindi una sofferenza enorme. Abbiamo sofferto perché poi il lavoro che è stato fatto piano piano per ricostruire questo meccanismo era comunque osteggiato o comunque dileggiato, perché un conto è fare le cose gridando, urlando e magari si ha visibilità sui media di questo lavoro, altro fare un lavoro di tessitura di un percorso magari sotto traccia. E quindi sapere che stavi lavorando, però essere criticato contemporaneamente ci ha procurato una sofferenza in più. Però oggi ripagate, insomma, da questo successo. Io credo che il pronto soccorso medico che stanno riaprendo è un primo passo importantissimo. Il secondo passo sarà, come è stato già annunciato, il lavoro sull'ospedale, gli ospedali uniti del Parco del Cilento, sarà il secondo passo, e anche sarà la sanità, vista in questa logica di collaborazione, di gioco di squadra, secondo me darà risposte ancora migliori di quelle che può dare oggi.
E intanto ad Agropoli si avvia a contagi zero perché resta un solo caso positivo. Ecco, difatti poi il caso positivo di Agropoli sarebbe anche l'unico rimasto sul territorio cilentano. Quindi Agropoli e il Cilento si apprestano, ecco, ad arrivare a quota zero casi, sempre per quanto riguarda l'emergenza coronavirus. Quello rimasto ad Agropoli, si tratta di un uomo originario di Cava dei Tirreni ma che risiede nel centro cilentano con la compagna, quest'ultima pure ha contratto il virus ma ora è guarita, tuttavia essendo convivente del contagiato dovrà nuovamente essere sottoposta ad esame quando il ragazzo sarà dichiarato guarito. Anche il caso di Agropoli, come già detto, è l'unico nel comprensorio cilentano. Intanto sempre ad Agropoli, ecco, si attende l'esito di un altro test, quello eseguito su un uomo dopo che il test sierologico disposto dalla azienda da cui lavora è risultato positivo. I test rapidi però, ricordiamo, si sono rivelati finora tutt'altro che efficaci e molti di questi vengono poi smentiti dai tamponi. Quindi l'invito, ecco, degli operatori sanitari che stanno seguendo questa vicenda è quello di non creare allarmismo ma di aspettare notizie certe dai tamponi. Ed ora voltiamo decisamente pagina, diamo spazio alla Banca del Cilento di Ano e della Lucania con numeri importanti. A giorni si terrà l'assemblea dei soci, organizzata naturalmente rispettando le disposizioni di sicurezza dell'emergenza coronavirus, ma ecco che sarà comunque utile per ricordare il lavoro svolto nell'ultimo anno. Sentiamo. A causa dell'emergenza coronavirus cambiano necessariamente le modalità di partecipazione all'Assemblea della Banca del Cilento, di Sassano e Vallodidiano e della Lucania. Presidente Pasquale e Silvano Lucibello, come si svolgeranno i lavori quest'anno? Purtroppo quest'anno i lavori siamo costretti a svolgere in un modo tutto diverso, addirittura ricorrendo a quello che già in Italia e nel resto del mondo si fa con il rappresentante designato, che viene utilizzato da quelle strutture quotate in borsa e in genere quasi tutte SPA che nominano queste persone, che possono essere gli avvocati, dei notari, per evitare l'accesso di persone nei luoghi che non è, purtroppo per quello che è successo, non è possibile fare. La nostra capogruppo ci ha dato la possibilità di poter fare un unico rappresentante e noi ci siamo rivolti a un notaio che ci dà una mano a rappresentare un poco tutti i nostri soci. Vi avrebbe fatto particolarmente piacere incontrare i vostri soci, visto anche i numeri del 2019, del bilancio? Sì, è chiaro, non doveva succedere, anche perché ci ha tolto il piacere di poterle comunicare a tutti quanti con la presenza dei numeri importanti che questa banca ha raggiunto per la prima volta in 30 anni di storia. E quindi era più bello dirlo a loro anziché dirlo per un microfono o per una televisione. E non solo questo, ma anche portare la notizia ormai quasi alle battute finali di un'operazione straordinaria di fusione con la BCC di Buonabitacolo, che effettivamente è una bellissima realtà e che noi abbiamo il piacere di poterci associare per poter dare una mano ancora più forte, più presente sul territorio. Direttore generale Ciro Solimeno, le modalità dell'assemblea di quest'anno sono davvero molto particolari, diverse dal solito. Voi avete preparato un percorso attraverso il quale comunicare a tutti i soci queste modalità? Assolutamente sì. Ci siamo già attrezzati e oltre, diciamo, alle consuete comunicazioni che faremo, diciamo che da lunedì mattina pubblicheremo l'avviso di convocazione dell'assemblea presso tutte le nostre filiali e metteremo a disposizione tutta la documentazione dell'assemblea presso tutte le nostre filiali, oltre che presso la direzione generale. Abbiamo anche effettuato delle comunicazioni informatiche attraverso il nostro sito, dove sarà pubblicata una intervista mia e del presidente, e in più ci sarà un tutorial che spiegherà proprio in dettaglio come si svolgerà l'assemblea. Quest'anno
diciamo, come abbiamo detto, chiudiamo con un utile netto di 4.076.000 euro. L'utile più alto che è stato mai fatto, ma questo avviene dopo aver effettuato svalutazioni importanti, dove aver registrato un risultato netto della gestione finanziaria superiore a quello dell'anno scorso di circa 7 milioni di euro. Passiamo al risultato netto della gestione finanziaria da 15 milioni e mezzo dell'anno scorso a 22 milioni e 4 di quest'anno, e questo è a dimostrazione proprio della capacità reddituale di questa banca. E uno speciale sulla banca del Cilento di Ano Sassano e della Lucania, a riferimento anche all'assemblea dei soci, ve lo proporremo nella seconda parte del nostro telegiornale. Ora un altro aspetto dell'emergenza coronavirus: oltre 120 matrimoni annullati solo nel Val di Diano, danni per oltre 1 milione di euro, ma quello dei matrimoni, del wedding a causa del Covid, è un settore in crisi su tutto il territorio. Vediamo. Sono circa 120 i matrimoni posticipati o addirittura annullati nel Vallo di Diano a causa dell'emergenza Covid-19. Si tratta di quei matrimoni che sono stati annullati direttamente alla diocesi di Teggiano Policastro dai diretti interessati. Una cifra molto alta per il solo Vallo di Diano, che raddoppia se viene anche inserita l'area del Golfo di Policastro. Restando solo al campo dei matrimoni, l'aver posticipato o annullato i matrimoni vuol dire creare un danno di oltre 1 milione di euro di giro d'affari. È lunga infatti la filiera delle celebrazioni per quanto riguarda i matrimoni il giorno del fatidico sì. Riferendoci solo ai matrimoni, vanno in sofferenza ristoranti, agenzie di viaggio, rifacerie, negozi di abbigliamento, bombioneristica, fotografi, fiorai, camerieri accotti, animatori e tante altre figure ancora che rientrano nel giro dei matrimoni. A queste vanno aggiunte le forniture di ogni esercizio. Insomma, la cifra di 1 milione di euro è un dato per difetto, ma non solo matrimoni, anche comunioni, battesimi, diciottesimi diventati dei veri e propri eventi, con un giro d'affari nel Vallo di Diano davvero consistente, che rischia ora di non avere più una ripresa. E torniamo in studio, sempre in merito all'emergenza coronavirus, una notizia appena giunta in redazione. Ecco, restiamo a Vallo della Lucania, una comunicazione dell'assessore Gianni De Cesare, perché domani dalle ore 9 alle ore 18 presso il quartiere fieristico di Vallo della Lucania, località Pattano, la regione Campania provvederà insieme all'Istituto Zooprofilattico Meridionale ad effettuare tamponi su base volontaria a tutti i docenti e personale scolastico impegnato negli esami di maturità, che ricordiamo inizieranno il 17 giugno. Presso le fiere di Vallo saranno dunque sottoposti a tampone i docenti e il personale degli istituti scolastici di Agropoli, Rocca d'Aspide, Vallo della Lucania, Castelnuovo e Sapri. I tamponi che saranno effettuati saranno circa 600, quindi a Vallo della Lucania questo screening che riguarderà il mondo della scuola. Un'altra importante iniziativa che parte, ecco, da Vallo della Lucania. Ed ora spazio alla Gelbison con le ultimissime novità. Andiamo subito a svelarvi quelle che saranno le maglie ufficiali che indosseranno i protagonisti della rosa rosso-blu nella prossima stagione 2020-2021. Ecco le maglie scelte, così come ha voluto la società presieduta da Maurizio Puglisi, scelte proprio dai tifosi, perché nei giorni scorsi è stato avviato attraverso la pagina di Facebook della società un sondaggio e sono stati proprio i tifosi, ecco, a scegliere queste maglie. Allora andiamo subito a vedere, questa è la seconda maglia, ma andiamo subito a vedere la maglia, la prima maglia, quella ufficiale della rosa rosso blu, che riporta naturalmente proprio i colori cari alla squadra della Gelbison, rosso e blu, questo dunque in base al sondaggio. Poi andiamo a vedere la seconda maglia, eccola qui, bianca, con un richiamo anche al Monte Gelbison. Sempre i tifosi hanno scelto poi la terza maglia, quindi eccola qua, verde con i colori poi rosso-blu. E la terza maglia è proprio una novità di quest'anno, perché il presidente Maurizio Puglisi ha raggiunto un accordo proprio con Givova, la casa produttrice di queste maglie, che ha messo proprio a disposizione della società rosso-blu ben
tre maglie, quindi prima maglia, seconda maglia e terza maglia. La società naturalmente ringrazia tutti i tifosi che hanno aderito a questo sondaggio. Poi altro importante risultato per la Gelbison, perché tra le regine salernitane che sono rientrate nella speciale classifica del Fair Play ci sono anche due formazioni della Gelbison. Parliamo in particolare dei ragazzi impegnati nell'Under 17 e ragazzi impegnati nell'Under 15. Viva soddisfazione è stata espressa da entrambi i mister, quindi mister Tortoreti per i ragazzi Under 15 e mister Giovanni Bianco per i ragazzi Under 17. Una bellissima notizia, dice mister Tortoreti, i nostri ragazzi si sono fatti onore come squadra più disciplinata, quindi non solo sport ma anche regole di buon comportamento da seguire. Io dal primo giorno, ecco, negli anni ho sempre ripetuto, ragazzi, senza le regole nella vita non si va da nessuna parte, ancora di più nello sport. Vuol dire che le mie parole sono state ascoltate, non sono andate al vento. Piena soddisfazione viene espressa anche da mister Bianco. E noi su questa curiosità rosso-blu ci fermiamo, linea alla regia, c'è la pubblicità, poi dopo spazio alla Banca del Cilento e poi naturalmente i nostri approfondimenti nella trasmissione live.